È iniziato tutto quando mi sono trasferito in una nuova scuola, in terza elementare. E già da subito i miei compagni mi hanno preso come un bersaglio facile. Sarà stato perché mi sono messo al primo banco perché ero un po' secchione, o sarà stato perché mi portavo il computer, che era uno strumento che mi serviva per stare al passo con gli altri, essendo che io sono DSA, sono dislessico. È tutto iniziato con le prese di giro e le classiche stupidaggini che fanno i ragazzi. Purtroppo però con il tempo queste stupidaggini si sono evolute e sono andate a salire di gravità, sono andate a peggiorare. Questi episodi sono importanti, sono pesanti, questi ragazzi mostravano proprio il loro peggio. E non si tratta solo del bullismo normale, come rompermi le matite o rompermi il computer stesso che mi serviva per studiare e farlo passare come un incidente. Si parla anche del fatto che nel tragitto da scuola a casa mi tiravano le sassate o mi prendevano dallo zaino, mi buttavano in terra e mi passavano sopra, mi calpestavano. Appunto nell'ultimo e più grave fatto mi hanno picchiato a sangue nella palestra della scuola. Ma oltre al bullismo normale, c'è stato anche il cyberbullismo, è arrivato anche il cellulare. Il cyberbullismo è un bullismo diverso e ha un impatto diverso sui ragazzi, perché il bullismo normale è una persona riceve un danno e ha modo di poter guarire nel tempo, mentre invece con il cyberbullismo le ferite, gli attacchi che uno riceve rimangono salvati, rimangono lì per poter essere visti e rivisti e la ferita non riesce mai a rimarginarsi. È come avere il coltello che continua a essere girato e rigirato e rigirato nella piaga sempre. E inoltre anche i bulli stessi hanno la protezione di essere dietro uno schermo e quindi acquistano più sicurezza e acquistando più sicurezza fanno anche azioni più gravi del normale. E passano dalle prese in giro normali o dagli attacchi normali addirittura portare i ragazzi al suicidio, a dire ammazzati perché sei inutile, non devi venire a scuola domani. Negli ultimi anni è arrivato il cellulare ai ragazzi più giovani. Infatti, come stavo dicendo io, anche addirittura nel mio periodo, alle elementari, dopo un certo anno tutti i ragazzi avevano il cellulare e se lo portavano dietro, quindi c'era il gruppo di classe e tutti si potevano mandare messaggi sia su WhatsApp e spesso avevano anche Facebook. Questo implicava anche un'enorme altra possibilità anche per i bulli di poter attaccare tutte le vittime. Ed è nato quindi il cyberbullismo. Intorno a quel periodo in cui i ragazzi hanno potuto ricevere il telefono cellulare e l'accesso ai social. Questa esperienza è stata un'esperienza estremamente positiva per me, perché ha dimostrato che il mio messaggio, quello che cerco di dare a tutti i ragazzi, appunto, sta raggiungendo sempre più persone, perché addirittura è arrivato al presidente Mattarella che ha deciso di riconoscermi e di riconoscere il mio sforzo nel cercare di aiutare sempre più ragazzi che sono o erano nella mia situazione, io voglio che ne escano. Voglio mostrargli che se ce l'ho fatta io, possono farcela tutti quanti. Ci sono molti ragazzi e anche molti genitori che mi hanno contattato per chiedermi aiuto, chiedermi consiglio per la loro situazione. E io sono stato molto più che contento di poter essere di aiuto per loro e di cercare di aiutarli a risolvere la loro situazione nel miglior modo possibile con le mie capacità. Infatti, per esempio, ho cercato di dare consigli ai genitori che magari non erano molto informati al riguardo della situazione del bullismo, non sapevano bene come destreggiarsi, o ho cercato di fare a volte io stesso da valvola da sfogo per alcuni ragazzi che non sapevano con chi parlare. È uno dei consigli che do io stesso. Parlare, parlare, parlare è una cosa importantissima. Si deve parlare con qualcuno perché quando si condivide i propri problemi,
con qualcuno, questi problemi non sembrano più così pesanti. Si perdono proprio di peso, sembrano molto più leggeri. E quindi si riesce a vedere un po' la luce alla fine del tunnel e proprio si vede la differenza. Riusciamo ad andare avanti spesso in momenti in cui da soli non ce l'avremmo fatta.